Eccoci, quest'oggi con un nuovo video. Come vedete, oggi utilizzerò i Wizard Tarot. È appunto un mazzo molto particolare, molto bello, che per gli inguaribili romantici come me, devo dire che è assolutamente azzeccato, perché ha un taglio, diciamo, da favola. Comunque ve lo farò vedere adesso man mano che chiaramente procederemo nella stesa. Le immagini sono molto belle, sono molto chiare e anche molto evocative. Soprattutto è un mazzo, devo dire, assolutamente tradizionale, quindi anche nelle immagini rispecchia fedelmente i significati appunto tradizionali degli arcani, sia maggiori che ovviamente minori. Allora, quest'oggi con questo nuovo mazzo, appunto, nuovo qua sul canale perché comunque appunto io lo uso spesso anche in ambito professionale. La domanda che appunto andremo a fare quest'oggi è: ha interrotto la nostra amicizia? Come mai non si è fatto più né sentire e né vedere? Ma era davvero a questo punto soltanto un'amicizia? Vediamo un po' con questi arcani, ci chiediamo appunto se il rapporto che stavate vivendo con questa persona, con questo ragazzo, era effettivamente soltanto un rapporto di amicizia, perché evidentemente avendolo interrotto senza particolari motivazioni evidenti, quindi senza mai un litigio, senza mai in qualche modo una discussione, questa persona semplicemente non si è più fatta sentire. C'è qualche ragione per cui questa persona possa appunto essere scomparsa e aver interrotto il nostro rapporto? Questa è una cosa che è accaduta anche a me diversi anni fa, per cui appunto avevo un'amicizia molto bella con un ragazzo, amicizia che poi è stata bruscamente interrotta da parte sua. Poi chiaramente ho scoperto, ho avuto poi modo comunque di capire quali fossero le motivazioni di questa sparizione, proprio perché poi la persona era ritornata. Ovviamente dandomene. È chiaro che evidentemente in questa spiegazione però c'era chiaramente la reale predisposizione di questa persona nei miei confronti, che era tutto fuorché amicizia, quindi la motivazione era quella. Spesso e volentieri le amicizie si perdono e finiscono proprio per questo, perché evidentemente uno dei due non corrisponde effettivamente i sentimenti e i desideri dell'altro, e quindi appunto l'altro preferisce allontanarsi per non soffrire. Vediamo un po' se è anche questo il vostro caso, quindi se questa persona con la quale avevate una forte complicità, se questa persona che voi sentivate così amica in realtà si è allontanata proprio perché magari da parte sua non c'era soltanto un'amicizia, ma ben di più. E cerchiamo di capire cosa pensa ad oggi di voi, cosa vorrebbe fare, che cosa lo sta trattenendo, quali sono i reali ostacoli e soprattutto il consiglio degli arcani e infine che cosa accadrà, quindi il futuro tra voi e questa persona. Se questa persona si farà di nuovo risentire. Quindi cerchiamo di capire un po' che tipologia di rapporto c'è ad oggi, c'era con questa persona e il motivo di questa sua sparizione. Vediamo un po'. Ovviamente utilizzerò come sempre il metodo appunto degli otto arcani, metodo che ormai appunto voi conoscete benissimo. Allora,
Perfetto. Allora, cerchiamo di centrarli. Ok. Allora, prima posizione, ossia il presente tra voi e questa persona. Vediamo un po' che tipologia di rapporto c'è. La torre, no, ragazzi, d'accordo, sì. Il rapporto si è interrotto. Il rapporto si è interrotto, quindi ve lo confermo. Ripeto, non che io non vi creda, però mi fa sempre piacere che comunque appunto la stesa vada a confermare la domanda. Allora, il rapporto si è chiaramente, veramente interrotto. Si è interrotto però effettivamente in maniera molto brusca, perché la torre rappresenta una fine non fisiologica, quindi non cercata, ma subita. La torre rappresenta però una fine subita nel momento in cui qualcuno, in questo caso o voi o l'altra persona, ha usato troppo. Penso a questo punto più l'altra persona. Nel senso che ha agito in maniera un po' troppo arrogante. Ha cercato di sfidare probabilmente quelle che erano le condizioni della vostra amicizia, le basi su cui si ergeva la vostra amicizia, ha usato troppo, ha preteso troppo e quindi poi ha perso tutto. Probabilmente questa persona vi aveva fatto capire di provare per voi un sentimento o un desiderio un po' più, diciamo, in là rispetto ad una amicizia. Anche perché se siete evidentemente in questa stesa è perché, in base anche alla domanda iniziale che appunto ci siamo fatti prima di fare la stesa, voi avete capito che effettivamente probabilmente non era solo amicizia, magari c'era dell'attrazione fisica. Questa persona, in alcuni casi, per alcuni di voi, questa persona potrebbe o aver già superato questa linea di confine, quindi in alcuni casi, per alcuni di voi, potrebbe già avervi comunicato prima della chiusura del rapporto che c'era qualcosa di più da parte sua e voi lo avete respinto, perché questa torre potrebbe rappresentare questo, oppure lui ve lo ha fatto capire, voi lo avete capito e avete comunque bloccato lì la situazione, quindi comunque non gliel'avete detto in modo diretto, ma glielo avete fatto capire, oppure questa persona lo ha semplicemente pensato, lo ha immaginato e non ha avuto il coraggio di dirvelo apertamente, in maniera più o meno diretta, ma poi per una condizione esterna al vostro rapporto si è fermata, si è, diciamo, castrata, si è autocastrata, quindi si è dovuta comunque fermare. Magari perché voi avete iniziato a frequentare un'altra persona, magari perché vi ha visto in atteggiamento intimo con un'altra persona. E quindi questa persona si è assolutamente bloccata, ha bloccato tutto. Vi ripeto, per alcuni di voi, perché ve l'ha fatto capire o ve l'ha detto a chiare lettere e voi avete risposto picche, oppure per altri di voi, questa persona lo pensava, non ve lo ha mai confessato, ma ci sono stati degli elementi esterni che lo hanno portato a bloccare del tutto il rapporto e quindi anche a rinunciare ai suoi sogni, ai desideri che aveva nei vostri confronti. Vi ripeto, magari perché vi ha visto con qualcun altro o semplicemente ha capito, ha fiutato il fatto che voi abbiate avuto qualcun altro o abbiate tuttora qualcun altro. Quindi questa persona ha dovuto prendere i suoi sogni nel cassetto nei vostri riguardi e gettarli dalla finestra. Quindi questa persona in qualche modo aveva delle mire, ma con la carta della torre, anche gli arcani però mi fanno capire questa cosa, e cioè che le sue mire, a prescindere che fossero o meno corrisposte da voi, erano esagerate, non avevano basi solide.
non era il momento giusto per... Quindi, per esempio, o questa persona si è comportata in maniera troppo spavalda, troppo diretta nei vostri confronti, in maniera assolutamente inaspettata, e quindi vi ha quasi spaventato. Per cui ha scelto il momento sbagliato e il modo sbagliato per confessarvi quello che provava per voi. Oppure voi a questa persona, ad esempio, non avete mai dato occasione di poter pensare che ci potesse essere qualcosa di più, e questa persona si è fatta da sola dei castelli in aria. Se l'è cantata e se l'è suonata praticamente. Cioè, la torre mi parla di una persona che ha osato sperare troppo, che è andata troppo oltre rispetto al dato dei fatti. Evidentemente questa persona era, vi ripeto, troppo arrogante, troppo sicura di sé, perché la torre rappresenta la presunzione. Cioè colui o colei o coloro che in qualche modo danno per scontato, ma sì, io ce la farò. Sicuramente lei mi dirà di sì. Sicuramente i miei sogni si realizzeranno. E non è così. Non è stato così. E non è sempre così. Quindi la torre rappresenta un errore che è stato fatto o con azioni vere e proprie, concrete, tangibili, o anche solo con dei pensieri sbagliati di questa persona nei vostri confronti, errori di cui poi però questa persona ha pagato le conseguenze, perché c'è stata una battuta d'arresto. La torre rappresenta un bagno di verità. Questa persona ha aperto gli occhi, si è accorta che le cose non potevano andare come le voleva lui. O semplicemente, ragazze, che non era il momento giusto. Magari ha d'improvviso accelerato troppo, ha preteso troppo in quel momento. Quindi voi avete chiuso la relazione, avete chiuso la storia, per esempio. O voi, o comunque glielo avete fatto capire, voi avete chiuso l'amicizia, o comunque vi siete allontanate da questa persona. E in qualche modo gli avete fatto capire, guarda che hai sbagliato. Modo, tempo, motivazioni. Questa torre non ci dice che tra di voi non ci fosse una bella amicizia o che non potesse esserci qualcosa di più. Questa torre ci dice che quella persona, di cui appunto stiamo indagando, in quel momento ha osato troppo, si è spinta troppo oltre senza però avere delle reali basi. Ha fatto i conti senza l'oste. Quindi ci sono stati degli eventi inaspettati che hanno scosso questa persona e anche la vostra amicizia, degli ostacoli improvvisi che hanno fatto aprire gli occhi a questa persona e gli hanno imposto di fermarsi, di non strafare, perché la sua ambizione era esagerata. Perché vi ripeto, ha agito con eccessiva arroganza, con eccessiva sicurezza. E di conseguenza, chiaramente, poi questa persona si è trovata di fronte a un pugno di mosche. Ma vi ripeto, perché ha esagerato. La torre rappresenta la presunzione punita, una cocciutaggine, un'ostinazione che in quel momento non era da avere. E quindi la situazione è precipitata. Quindi questa persona, seppur in maniera dolorosa, perché la torre rappresenta sempre dei crolli dolorosi, è arrivata a capolinea e quindi inevitabilmente ha capito che non c'era nulla da fare, che il vostro rapporto doveva per forza bloccarsi. Vediamo però a questo punto che cosa vedi ancora di bello questa persona in voi e nel vostro rapporto. Il 10 di coppe. Ragazzi, io vi posso già rispondere alla domanda, ma era solo amicizia, ma di che cosa stiamo parlando? Assolutamente no, non era solo amicizia, qui c'è 10 di coppe, 10 di coppe. Quindi, qui abbiamo la completezza, qui abbiamo un rapporto appagante. Guardate, questa persona si sentiva a casa con voi, questa persona si sentiva protetta anche dalla vostra presenza e amava a sua volta proteggervi. Guardate, questo è un nucleo familiare, mamma, papà e i due figli, in un ambiente familiare,
a casa. Questa persona voleva stare con voi. Qui abbiamo le coppe, ma in un rapporto d'amore però, non era amicizia. L'amicizia solitamente è rappresentata di solito dai denari, dai bastoni, diciamo in maniera mediana, perché i bastoni comunque includono anche un desiderio sessuale, per cui direi che non siamo nel caso dell'amicizia. In questo caso abbiamo i sentimenti, le coppe, l'amore. Questa persona desiderava addirittura un rapporto ufficiale con voi. Desiderava che in qualche modo voi poteste diventare una famiglia, un nucleo familiare, due fidanzati, per esempio. Questa persona ha anche fantasticato su di voi come coppia, ci ha pensato tanto. Voi siete state un po' il riparo da delle situazioni del passato che in qualche modo lo avevano deluso, che non gli sono mai piaciute realmente. Guardate che bello questo arcobaleno. Voi siete per questa persona, siete state per questa persona la donna ideale. Il 10 di coppe rappresenta la donna ideale con cui creare una storia. Una donna che piaccia da tutti i punti di vista, aspetto fisico, aspetto intellettivo, professionale, anche da un punto di vista di benessere economico. Voi per questa persona rappresentavate tutto. E vi dirò di più, questa persona con questo 10 di coppe vorrebbe anche una sorta di riappacificazione, cioè non gli dispiacerebbe potervi rincontrare e in qualche modo fare pace. 10 di coppe rappresenta il chiudere un ciclo nefasto per riaprirne uno invece in maniera decisamente positivo. Però questa persona fa veramente fatica a vedervi da un punto di vista unicamente amicale, perché qui abbiamo comunque un 10 di coppe, quindi comunque un desiderio di vedervi, di riaprire un discorso con voi, ma per fare in modo che si possa trasformare in qualcosa comunque di più. Perché voi a questa persona mancate, le coppe rappresentano anche la nostalgia, quei sentimenti nostalgici che noi proviamo per qualcuno che non è più accanto a noi. Quindi questa persona vorrebbe davvero rivedervi, vorrebbe godere di nuovo di momenti, vi ripeto, di riappacificazione con voi, momenti di allegria, di confidenza, momenti di racconto. In realtà questa persona potrebbe volervi rivedere anche, essendomi venuto un 10 di coppe, in un ambiente quotidiano e in un ambiente domestico. Quindi, ad esempio, potrebbe volervi rincontrare a casa vostra, o voi a casa sua, o lui a casa vostra, perché 10 di coppe rappresenta proprio l'ambiente casa, il luogo di residenza. Oppure, ad esempio, abitando magari nello stesso posto, nella stessa città, vorrebbe rincontrarvi appunto in luoghi a voi familiari. Quindi, per esempio, se andavate nello stesso bar, questa persona vorrebbe rincontrarvi lì. Sogna di rincontrarvi lì. Quindi, in realtà, questa persona, posso garantirvi, che vuole di nuovo un successo con voi, un successo che parta da un'intesa profonda. Questa persona ha voglia di rivedervi anche perché in qualche modo rallegrate i suoi occhi. Quest'uomo vi vede veramente molto bella, vi vede in perfetta forma fisica, o comunque voi a questa persona piacete tanto da un punto di vista proprio estetico. Quindi rappresentereste per lui anche una gratificazione visiva, direi a questo punto, no? Ma vi ripeto, questa persona vuole rivedervi, vuole reincontrarvi, rivuole di nuovo la stessa armonia che c'era un tempo fra di voi. Ma allora, tesoro mio, perché non lo fai? Mannaggia, andiamo subito agli ostacoli, perché
A questo punto il 7 di spade. Allora, cosa sta facendo questa persona? Guardate, 7 di spade è la carta del ladro. Quindi questa persona, questo ragazzo ha evidentemente rubato, sta trafugando dei libri, però ovviamente alcuni dei libri rubati gli stanno cadendo dalle mani e quindi sta lasciando tracce del suo furto e del percorso che ha appunto svolto per fuggire dal luogo del misfatto. Spesso in molti mazzi il 7 di spade è rappresentato da un ladro che appunto ruba in un accampamento di soldati, ruba delle armi e andandosene lascia sul suo cammino, appunto, fa cadere delle spade, quindi viene scoperto il furto. Questo mi porta in realtà a pensare che questa persona sia bloccata nel riavvicinarsi a voi da due tipologie differenti di ragioni. La prima, che questa persona non vi abbia detto tutta la verità. Ossia, che questa persona potrebbe avere al suo fianco, ad oggi, un'altra ragazza o una compagna. E quindi, tornando da voi, cercando con voi una riappacificazione, ma anche qualcosa di più, abbiamo detto con questo 10 di coppe, questa persona non saprebbe come affrontare la situazione. Perché comunque dovrebbe parlarvi della presenza di quest'altra persona, che presenza viene vista da questa persona come una sorta di tradimento nei vostri confronti. Quindi faccio una serie di esempi, magari questa persona ad oggi si è messa insieme ad una persona, ad una ragazza che magari a voi stava proprio sulle scatole, magari anche facendolo apposta, per esempio. Oppure questa persona vi aveva promesso, comunque vi aveva giurato e spergiurato che appunto per voi provava qualcosa di più oltre un'amicizia, che avrebbe voluto qualcosa in più con voi, senza dirvi però che in realtà già frequentava qualcun'altra o aveva qualcun'altra. E quindi qui dovrebbe venire fuori quest'altra presenza. Questa persona in qualche modo non è stata chiara e non è stata sincera con voi. Il 7 di spade rappresenta sempre la menzogna, quindi questa persona per tornare da voi, volendo tornare da voi, dovrebbe in qualche modo aprire il suo cuore a quella che è la verità, perché questa persona fino ad ora non ve l'ha detta del tutto. Quindi è una persona che potrebbe, ritornando da voi, anche incorrere in pettegolezzi, in chiacchiere. Magari avete degli amici in comune che avevano capito che questa persona per voi non provava soltanto amicizia, ma provava qualcosa di più, e quindi il ritornare da voi in qualche modo farebbe ricominciare e ripartire questa macchina di pettegolezzi che spesso e volentieri rovinano i rapporti. Questa persona dovrebbe impegnarsi a fondo, quindi nel raccontarvi la verità, ma vi dicevo prima c'è un'altra ragione per cui abbiamo questo 7 di spade come ostacolo al ritorno di questa persona nella vostra vita, è che questa persona caratterialmente tende a fuggire. Ebbene sì, il 7 di spade rappresenta tutti quegli individui che preferiscono, in maniera direi, perdonatemi, ma un po' codarda, non affrontare la realtà, ma preferiscono scappare, semplicemente fuggire. Questa evidentemente non è una persona particolarmente, diciamo, propensa al dialogo o comunque alla verità. Magari anche al dialogo, alla comunicazione superficiale, sì, ma non mi sembra una persona in qualche modo in grado di mettersi in gioco. È una persona che non vuole affrontare certe situazioni, quindi preferisce scappare. Preferisce nascondersi, ve l'ho detto con la torre. Cosa vi ho detto con la torre? Che questa persona è fuggita all'improvviso. Ha pensato, ok,
è finita. Quindi in realtà, vi ripeto, questa persona, tornando da voi, dovrebbe affrontare sia le menzogne che magari vi ha raccontato, sia anche affrontare se stesso, in questa sua incapacità di smetterla di fuggire quando le cose non vanno bene. Questa persona non ama gli scontri pesanti, non ama le difficoltà e non ama soprattutto lottare per ciò che vuole. Difatti, guardate, cosa vi ho detto con il 10 di coppe? Che questa persona vorrebbe incontrarvi, sta sognando, sta sperando di incontrarvi. Per esempio, come vi dicevo, nel bar in cui solitamente andate, piuttosto che, non lo so, se frequentate la stessa palestra, spera di incontrarvi alla stessa ora, magari facendo lo stesso esercizio. Per esempio, se avete un hobby, vorrebbe rincontrarvi lì, ma tendenzialmente preferisce affidare tutto al caso piuttosto che, diciamo, agire in maniera diretta. Ecco perché molto probabilmente appunto voi siete in questa stesa, perché sino ad ora questa persona non ha fatto grossi tentativi e non credo che ad oggi, quindi questa è la situazione del presente, questa persona voglia farne. Perché è un po' come se avesse perso le speranze, vi ripeto. Il 7 di spade rappresenta anche un po' una rassegnazione, ovviamente però negativa. Questa persona è come se dicesse, ormai l'ho persa, ho sbagliato. E non c'è più nulla da fare, posso solo affidarmi al destino, al caso. Ma dove si va così? Da nessuna parte. E poi vi ripeto, qui sono state raccontate delle belle bugie, delle belle menzogne, quindi questa persona dovrebbe anche comunque aprirsi un po' di più. Vediamo però che cosa ha nel cuore questa persona. Di nuovo spade, l'otto di spade. Ok, lo abbiamo capito. Grazie arcani. Cioè, ce lo stanno continuamente ripetendo. Allora, che questa persona in realtà ha delle enormi paure, l'abbiamo detto con il 7 di spade, una persona che non ama affrontare le situazioni, diciamo, pericolose di petto. È una persona, abbiamo detto, che preferisce scappare. Sì, ma perché? Guardate quest'otto di spade. Cosa rappresenta? Guardate bene questa immagine. Qui abbiamo una ragazza apparentemente legata. Però guardate, le mani sarebbero libere di afferrare una di queste spade e liberarsi tagliando le corde? Direi proprio di sì. Anche perché guardate che i due apici di questa corda non sono legati tra di loro. Addirittura lei ha in mano uno dei due. Di conseguenza potrebbe tranquillamente sciogliersi. Questa persona, volendo, potrebbe chiamarvi, fare il vostro numero, scrivere un messaggio, presentarsi sotto casa. La situazione migliorerebbe, tutto andrebbe a soluzione. Questa persona non ha capito che deve semplicemente compiere dei gesti di una semplicità mostruosa e la cosa andrebbe sicuramente a miglioramento. Questa persona non ha capito che basterebbe veramente molto poco per sistemare la situazione, ma non riesce a farlo, non lo sa fare. Perché vi ripeto che caratterialmente questa persona preferisce scappare. Questa persona, nonostante sappia che in realtà non è che ci vuole granché per in qualche modo sbloccare la situazione, è una persona che comunque prova profonda ansia, preoccupazioni, dubbi, ma perché sinceramente ha molta paura di chiacchiere, maldicenze, pettegolezzi, ve lo dicevo anche con il 7 di spade, questa persona ha paura in qualche modo anche di essere rimproverata da voi, perché l'otto di spade rappresenta anche le critiche. Quindi in realtà questa persona sente che per riavvicinarsi a voi debba comunque valutare bene il tutto prima di poter agire. Purtroppo però l'otto di spade rappresenta anche delle trappole mentali che la persona ha imposto a se stesso. La persona non sa bene come uscire da questa situazione, ma perché ha dei pensieri suoi limitanti.
Potrebbe risolvere tranquillamente la situazione, ma non riesce. Quindi è una conflittualità interiore data dalla sua incapacità di reagire, vi ripeto, di fronte a una situazione che, d'accordo, è stata comunque abbastanza pesante, ma non comunque a tal punto da doversi fermare e da doversi bloccare. Inoltre, l'otto di spade rappresenta anche una persona che non ha tanta voglia di dare delle spiegazioni. Quindi è una persona che ha paura, vi ripeto, anche di essere rimproverata da voi, di essere criticata da voi per questo comportamento che ha avuto. Quindi è in tensione, ma è una tensione emotiva che ha imposto lui alla situazione, perché è una persona inquieta interiormente, è una persona insofferente, è una persona che va in crisi molto velocemente, che teme la censura, teme la condanna, teme i rimproveri. È una persona che fa fatica a superare delle prove banali, diciamo, della vita. Poi magari in situazioni più pesanti, invece, è la persona migliore del mondo. È una persona che in cose superficiali, in questa tipologia di cose così banali e superficiali, può risultare in difficoltà, mentre poi magari in situazioni più pesanti, invece, è una persona che può dare tanto. Ok, quindi può invece veramente dimostrare molto, può dimostrare invece tutta la sua intelligenza, quindi tutta la sua capacità, tutta la sua forza, tutto il suo coraggio, però è una persona che probabilmente in cose più banali si perde in un bicchiere d'acqua ed è una persona che fa fatica anche ad affrontare dei cambiamenti importanti, delle trasformazioni importanti, perché le carte di grado 8 rappresentano una stabilità che però diventa fissità, un immobilismo negativo in questo caso. Quindi è una persona che non ama le grandi trasformazioni, è una persona che non ama mettersi del tutto in gioco ed è una persona che fa fatica a chiudere un ciclo per aprirne un altro. Lui lo vorrebbe, l'abbiamo detto con il 10 di coppe, lui lo vorrebbe, questa è una persona che vorrebbe assolutamente ripartire da capo con voi, ma fa fatica a farlo. Quindi diciamo che è una persona che veramente si perde in banalità, perché volendo potrebbe tranquillamente risolvere la situazione, perché sicuramente voi gli dareste l'udienza e l'attenzione che merita, ma evidentemente questa persona fa molta fatica a portare avanti un vero cambiamento, un momento di reale trasformazione che possa permettere al vostro rapporto di ricominciare, ma anche semplicemente di chiarire, perché questa persona ha necessità di chiarire. Qui abbiamo il 7 di spade, questa persona deve chiarire a se stesso primariamente, ma anche e soprattutto a voi, perché vi ripeto, ci sono delle cose che non vi ha detto. E vi ripeto che questa persona ha paura di essere appunto anche rimproverata aspramente da voi, molto probabilmente perché si è allontanata così all'improvviso, perché ha compiuto delle scelte evidentemente anche un po' scioccanti con questa torre, ma anche perché vi dovrebbe delle spiegazioni con questo 7 di spade. C'è qualcosa che questa persona non vi ha detto e quindi questa situazione necessiterebbe di trasformazioni non prive di contraddizioni. Questa persona teme, vi ripeto, queste trasformazioni importanti, ma perché è una persona molto inquieta e che soprattutto ha difficoltà a comunicare, perché le carte di grado 8 rappresentano sempre le comunicazioni, in questo caso difficoltà di comunicare in maniera pulita, in maniera limpida. Questa persona veramente ha necessariamente quasi sempre bisogno di essere spronata, di essere portata al cambiamento, ecco perché si aspetta l'aiuto del destino, perché da solo non riesce. Preferisce sempre che siano o gli altri, probabilmente, o voi, in qualche modo, a cercarlo per prime, oppure il destino. Vediamo però, a questo punto, l'ambiente esterno a questa persona, gli amanti. Ragazzi, allora, vedete? Allora, io ve lo dicevo che questa persona, secondo me, ha qualche altra persona a suo fianco. Comunque evidentemente in questo momento questa persona non è single o comunque sta frequentando qualcun'altra persona o comunque una persona che in qualche modo sta scegliendo
tra più pretendenti. Evidentemente è una persona corteggiata o è una persona che sa corteggiare, perché non mi sembra appunto una persona che in questo momento sia priva di, diciamo, materiale con il quale poter, ecco, se non altro, trascorrere dei momenti piacevoli. La carta degli amanti rappresenta solitamente, generalmente, appunto, un sentimento, rappresenta sempre qualcosa di nascente, quindi evidentemente non è una storia lunga che questa persona ha, o non è una storia da tanto tempo che questa persona ha, o comunque è una persona che ha diverse frequentazioni, che potrebbero addirittura sfociare nella convivenza o addirittura nel matrimonio. In qualche modo questa persona è corteggiata da più, appunto, pretendenti, oppure è una persona che, pur essendo magari appunto single, però tende, diciamo, a guardarsi più spesso intorno. Quindi o è una persona, vi ripeto, che ad oggi è impegnata ufficialmente con un'altra persona, oppure è una persona che ha più frequentazioni o ha comunque più persone che gli stanno dietro e tra le quali può comunque scegliere. Comunque c'è una situazione di non chiarezza sentimentale. È una persona che in un momento di scelta, perché gli amanti rappresentano la scelta, è una persona di fronte a delle scelte, a delle nuove progettualità che coinvolgono sempre un'altra persona. Ecco perché la difficoltà nel poter tornare da voi, perché evidentemente questa persona, l'avevo già notato con questo sette di spade, evidentemente dovrebbe di nuovo trovarsi o dovrebbe comunque scegliere tra voi, eventualmente tra il tentare una nuova strada con voi per tornare da voi, oppure il continuare con quest'altra persona, o scegliere tra queste altre persone che sta frequentando, come vi dicevo prima, da poco tempo, per esempio. Perché gli amanti non rappresentano comunque un rapporto che lui ha da tantissimo tempo, da millenni, con un'altra persona. Evidentemente o si è fidanzato da poco questa persona, o semplicemente si è legato da poco ad un'altra persona, oppure, appunto, vi ripeto, ha delle frequentazioni multiple con più persone. Ma a questo punto questa persona necessita di fare chiarezza, cioè questa persona davvero deve fare pace con il proprio cuore più che con il proprio cervello, perché deve capire effettivamente che cosa vuole dalla vita e soprattutto se vuole diventare grande, perché questa persona mi sembra un po' infantile, interrompe le situazioni all'improvviso, teme di dare delle spiegazioni, tende a mentire, sogna ad occhi aperti ma non agisce concretamente aspettando l'aiuto del destino. È una persona incerta, è sempre di fronte ad un bivio. Questa non mi sembra una persona caratterialmente matura, o perché effettivamente è anagraficamente molto giovane, o perché è una persona che, pur avendo, diciamo, già una certa età, però in qualche modo è rimasta pur sempre un po' bambina come persona. È molto volubile. È come se vivesse, diciamo, sempre delle piccole fasi iniziali di cotta. Sapete, un po' la cotta giovanile, no? Conosce delle persone, ci va d'accordo, gli piacciono e poi non concretizza mai. E così potrebbe anche aver fatto la stessa cosa con voi. Aver iniziato questa amicizia sperando che potesse diventare qualcosa di più, vede che le cose non vanno come vuole lui o con i suoi tempi e quindi fugge, il sette di spade. E quindi rimane fermo in dubbi amletici che invece, come dice l'otto di spade, si risolverebbero invece in pochissimo tempo. Quindi, vi ripeto, questa persona potrebbe veramente sistemare la cosa in maniera molto più veloce, ma è una persona che si perde, come appunto dice la carta degli amanti, di fronte a delle situazioni sentimentali, perché qui di nuovo parliamo proprio di sentimenti che questa persona non riesce a maneggiare. Guardate quanto abbinamento tra coppe e spade.
in questa stesa veramente si sta delineando la personalità di un individuo che cerca di razionalizzare troppo le spade, i sentimenti, le coppe, ma poi arriva la torre. Perché è una persona che evidentemente non ci sa fare quei sentimenti. Tra l'altro, gli amanti rappresentano anche la fedeltà, la dedizione ad un rapporto. Cosa vi ho detto con il sette di spade? Questa persona potrebbe, diciamo, non essere stata del tutto sincera con voi, ma magari nel momento in cui sperava che tra voi nascesse qualcosa di più, era una persona già impegnata, quindi potrebbe essere una persona che tende all'infedeltà e non presta la debita attenzione, il debito rispetto a quello che è un sentimento comunque nascente. Allora, vediamo però a questo punto la natura del rapporto fra di voi, ossia che rapporto c'era e c'è fra di voi, amicizia, amore, sessualità, dubbi, vediamo un po', questa è una carta che mi incuriosisce, il carro, no, vabbè. Allora ragazzi, questa persona veramente è molto presa da voi, perché la carta del carro spesso si rifà al segno zodiacale del cancro, quindi è una persona che prova delle emozioni molto intense nei vostri confronti. È una persona che sente, come vi dicevo anche prima con il 10 di coppe, comunque un grande feeling con voi, un feeling di due tipi, un feeling mentale e un feeling fisico. Solitamente il principe del carro negli arcani tradizionali è guidato da due cavalli, da due destrieri, uno bianco e uno nero. In questo caso abbiamo, diciamo, due draghi, ma sempre uno bianco e uno nero. Ovviamente rappresentano quello bianco la saggezza, la razionalità, l'aspetto mentale, e quello nero rappresenta invece appunto l'aspetto carnale, sessuale, fisico, gli impulsi e gli istinti. Quindi questa persona si sente e si sentiva con voi veramente all'unisono, perché gli piacevate da un punto di vista mentale, ok, e da un punto di vista estetico. Io credo veramente che con voi questa persona abbia provato quel qualcosa in più rispetto a tutte le altre persone che ha conosciuto, perché è vero che, come vi dicevo con la carta degli amanti, questa persona può avere anche una molteplicità di persone che comunque ambiscono a lui, ma in realtà il carro lui ce l'aveva con voi. Il senso del successo, il desiderio del successo, questa persona ce l'ha con voi. Tra l'altro questa persona con la carta del carro è la carta della riconciliazione, quindi vorrebbe una riappacificazione, ve lo dicevo anche col 10 di coppe, perché vorrebbe ritornasse questo rapporto fra di voi, che però ragazze non è amicizia, mi dispiace, il carro non è amicizia. Anzi, con voi ha vissuto e pensa e spera di poter di nuovo vivere un qualcosa di veramente eccitante, un'avventura pepata, entusiasmante, vi ripeto, da entrambi gli aspetti. Quindi, sia da un punto di vista mentale, poiché appunto trovava evidentemente un gran feeling con voi, ma anche da un punto di vista fisico. Questa persona non ha ancora trovato l'anima gemella, ve lo posso assicurare. È in cerca però dell'anima gemella. Perché guardate qua, il carro è il settimo arcano, arriva esattamente dopo il sesto arcano, che è la carta degli amanti. Quindi questa persona non ha ancora trovato la sua anima gemella, mentre pensa che voi possiate esserlo in tutto e per tutto. Ma è una persona, guardate, che si fa bloccare da queste due carte di spade, che rappresentano una confusione mentale e, vi ripeto, un'incapacità di far fronte anche a delle problematiche banali che è pazzesca. Quindi questa persona vorrebbe assolutamente ritornare da voi, vorrebbe che la situazione in qualche modo evolvesse, vorrebbe in qualche modo che fra di voi tornasse una situazione di riappacificazione, per poter però di nuovo, come dice il carro, godere della vostra presenza e godere anche di voi, però ovviamente non soltanto da un punto di vista di amicizia, da un punto di vista, diciamo, comunicativo. Questa persona vuole assolutamente di più, e tra di voi ragazze, però devo essere sincera, c'era di più. Questa persona provava sicuramente, vi ripeto, un feeling e un senso di unione molto particolare, che però effettivamente va assolutamente oltre l'amicizia.
vi ripeto, questa persona sapeva che evidentemente le vostre anime potevano e possono tuttora in qualche modo riunirsi, ma riunirsi per stare insieme, perché questo è un rapporto profondo. Il caro è una carta molto importante da un punto di vista sentimentale, perché rappresenta due individui che possono procedere insieme e fare insieme la stessa strada. Allora, vediamo il consiglio degli arcani a questo punto, il 4 di spade. Allora, ragazze, non dovete muovervi, non dovete essere voi assolutamente a fare il primo passo. Anzi, che cosa sta facendo questa bellissima fanciulla? Guardate, si sta riposando. Questa fanciulla è ferma, perché questa fanciulla è stanca. Questa ragazza non deve fare alcun passo. Deve lasciare che le cose cambino, che le cose prendano il loro giusto percorso, senza però più di tanto forzare i tempi o in qualche modo accelerarli. Il 4 di spade rappresenta la carta del riposo, rappresenta la carta, diciamo, della solitudine, in questo caso, da una determinata persona. Riguarda il riposo anche dell'anima. Quindi cercate di non cercare questa persona, anche se comunque la sua amicizia vi faceva bene, anche se questa persona vi manca, perché se siete in questa stesa è perché chiaramente questa persona in qualche modo vi manca. Cercate di mettere in qualche modo da parte rancori, offese. Se in qualche modo vi siete sentite tradite con questa torre da questa persona, cercate di non pensarci, perché come vi ho appena detto, questa persona in realtà per voi prova tanto. Anche se, vi ripeto, questa persona sa maneggiare molto poco i sentimenti, ma come anima gemella lui riconosce molto probabilmente voi, perché questa persona, la sua anima gemella, non l'ha ancora trovata, anche nel caso in cui questi amanti si riferiscano ad un rapporto che può aver iniziato con qualcun altro. Ma questa persona è irrequieta, è una persona inquieta. Questa persona non ha ancora trovato la donna della sua vita. Lui rivuole il rapporto con voi, ma voi non dovete fare niente, il 4 di spade. Lasciate che sia questa persona a tornare da voi. Perché in qualche modo necessita, vi ripeto, ancora di tempo per poter maturare delle decisioni importanti. Non è ancora arrivato, evidentemente, il momento giusto per poter riprendere il rapporto. Voi cercate di risanare le vostre ferite, di andare avanti con la vostra vita, riflettendo anche riguardo a ciò che è successo, ma eliminando dalla vostra mente gli aspetti appunto più negativi di questa storia. Perché il 4 di spade non rappresenta una morte. Questa ragazza, guardate, non è morta, sta semplicemente riposando. Quindi il vostro rapporto, vi dicono gli arcani, è semplicemente in pausa. Riprenderà. È rimasto solo congelato, ma riprenderà. Quindi non dovete pensare o immaginare a situazioni drammatiche, perché la situazione è solo in pausa. Non è la fine di un ciclo, non è un 10 di spade, è un 4 di spade, che arriva da una carta di grado 3, cioè una carta di chiusura. In questo caso, in realtà, bisogna semplicemente attendere tempi migliori, perché vi ripeto, la pace ritornerà. Anche voi la volete come lui, dopo un periodo burrascoso, ma bisognerà, vi ripeto, attendere tempi migliori. Le situazioni intanto si muoveranno, vi dicono gli arcani, con questo 4 di spade, ma probabilmente in maniera lenta, ma lo abbiamo visto, questa persona è lenta. Qui abbiamo l'8 di spade, questa persona fa fatica a prendere in mano le responsabilità di ciò che ha fatto e fa fatica soprattutto a riapprocciare a voi, evidentemente perché ha anche una bella dose
di sensi di colpa, perché sa in qualche modo di aver sbagliato questa persona. Quindi lasciate che sia la persona a trovare il modo e il momento giusto, perché la troverà, ma ci vuole tempo, col 4 di spade. Vediamo però a questo punto che cosa accadrà. Oh, vabbè. Allora, qui abbiamo il cavaliere di denari. Ragazze, purtroppo vi devo ribadire le tempistiche un po' lunghine. Mi dispiace, lo so che non è una cosa che vi piace. Io cosa posso dirvi? Allora, ho appena finito di dirvelo, appunto, con il 4 di spade. I tempi non sono ancora maturi. Quindi qui ci sono delle prese di posizione da parte di questa persona. Questa persona deve crescere, questa persona deve scegliere, questa persona deve mettere da parte tutte queste ansie e queste paure, questa persona deve imparare a parlare chiaro, questa persona deve capire effettivamente cosa vuole, seguire la sua strada, questa persona vi deve dare molte spiegazioni su ciò che ha fatto, in particolar modo su questa torre, questa persona deve chiarire dentro se stesso che cosa vuole veramente, chi vuole veramente. E allora questa persona tornerà da voi. Ma vi ripeto che purtroppo qui le tempistiche sono estremamente lunghe. Non abbiamo neanche una carta di bastoni. Quindi qui abbiamo la maggior parte delle lame veramente molto lunghe. Rappresentano tempi molto lunghi. Ossia qui abbiamo spade e abbiamo soprattutto come ultima carta i denari. Che sono chiaramente appunto i semi che rappresentano i tempi più lunghi. Quindi parliamo evidentemente di qualche mesetto. Allora, questa persona tornerà da voi come un cavaliere di denari. Quindi è una persona che tornerà assolutamente cambiata, perché il cavaliere è una persona molto più matura. Non ancora del tutto, perché non è un re, quindi non cantiamo troppo vittoria, ma è una persona che comunque tornerà con una sua progettualità, con un invito, in maniera totalmente concreta, perché qui parliamo di denari, quindi è una persona che per esempio tornerà proponendovi un qualcosa, per esempio un'uscita, un caffè, è una persona che porterà un'offerta solida e concreta, però purtroppo, vi ripeto, si muove lentamente, e quindi necessita di grande pazienza, ne ha di tempo per riposare questa giovane donna. Quindi è una persona che quando si muoverà lo farà veramente in maniera intraprendente, in maniera pratica, portando delle buone notizie e soprattutto si adopererà per risolvere tutti i problemi che lui sino ad ora ha combinato. Questa persona troverà la sua strada, ragazze mie. I cavalieri, come tutti gli arcani minori, si riaffacciano e quindi hanno il loro corrispettivo negli arcani maggiori. I cavalieri ce l'hanno ovviamente nella carta del carro. Eccola qua la carta del carro. Questa persona finalmente riuscirà, vi ripeto, a fare pace sia col cervello che con il cuore. Questa persona finalmente capirà che cosa deve fare e agirà in maniera molto più matura rispetto a quanto voi lo avevate conosciuto fino adesso, per cui vi ripeto, vi porterà sicuramente un'offerta e finalmente porterà praticamente a uno svolgersi molto più, se vogliamo, dinamico della situazione con voi. Però agirà, diciamo, essendo un cavaliere di denari, tenendo anche conto comunque di una certa spregiudicatezza, di una certa veemenza, di una passionalità, perché i denari rappresentano anche tanto la materialità. Ma non tornerà da voi con l'intento, vi ripeto, in qualche modo di avere semplicemente quattro chiacchiere, di fare quattro chiacchiere con voi o di avere, diciamo, rapporti fisici carnali con voi. Qui non parliamo di bastoni. Non è una persona che vi porterà, diciamo, delle dichiarazioni d'amore, non parliamo di coppe. Qui è una persona che, parlando di denari, vi porterà delle notizie in maniera molto, vi ripeto, matura. Vi mostrerà il suo cambiamento. Vi mostrerà anche una grande abilità nel saper gestire la comunicazione con voi, le trattative con voi.
È una persona che potreste incontrare o durante uno spostamento, perché è un cavaliere, o che potrebbe spostarsi per avvicinarsi a voi e quindi, ad esempio, capitare casualmente dalle vostre parti, o è una persona che potrebbe proporvi uno spostamento, per esempio andarsi a mangiare assieme una pizza. Ma è una persona che vi posso garantire agirà in maniera molto diversa rispetto al passato, in maniera intraprendente, ma non da irresponsabile, in maniera molto pratica, in maniera, vi ripeto, decisamente molto più equilibrata rispetto al passato. Come tutte le carte di denari, però, questa persona potrebbe essere impegnata, perché vi ripeto che generalmente le carte di corte di denari rappresentano individui impegnati, quindi fidanzati, comunque conviventi o comunque che abbiano qualcuna intorno. Quindi in questo caso abbiamo un cavaliere di denari, quindi una persona che potrebbe ritornare da voi impegnata. Nel momento in cui questa persona tornerà, cercate di capire la sua posizione nei vostri confronti, e nel caso in cui questa persona abbia qualcun'altra, cercate di capire effettivamente che ruolo ha realmente questa persona nella sua vita. Se è soltanto, diciamo, una donna di passaggio, se è una delle tante, perché ve l'avevo detto che con questa carta degli amanti potrebbe essere una persona molto corteggiata, oppure se in effetti invece è proprio una compagna ufficiale, magari appunto con la quale lui possa essere andato addirittura a convivere, perché gli amanti potrebbero tranquillamente rappresentarmi anche una situazione di questo genere. Quindi vi ripeto, cercate bene di chiarire la situazione, ma non credo ce ne sarà bisogno, perché il cavaliere di pentacoli chiarisce già da sé la situazione. Perché è una persona, vedete, senza macchia. Ecco perché vi dicevo che vedrete questa persona veramente diversa, cambiata rispetto al passato. Perché questa persona deciderà di agire e reagire in maniera diversa. E come vi dicevo all'inizio, si presenterà molto di più con un aspetto amichevole. Proprio perché, come vi ho detto all'inizio, non parliamo di coppe o di bastoni. Parliamo di denari, quindi è una persona che, vi faccio un esempio, vi ricercherà in maniera molto, vi ripeto, matura, portandovi un'offerta concreta, quindi scrivendovi, ma presentandosi di primo acchito da un punto di vista amichevole. Ricordate però, ragazzi, che questa persona vuole tutto fuorché, fuorché un'amicizia con voi. Ricordate la carta del carro. Quindi questa persona in realtà ambisce a voi. La caratteristica del cavaliere di denari è l'ambizione. Questa persona agirà in maniera un po', se vogliamo, senza scrupoli, ma non lo farà in maniera crudele, come ad esempio nel caso del cavaliere di spade, che agisce in maniera furba per raggirare l'altro, ottenere ciò che vuole e poi tanti saluti. No, il cavaliere di denari arriva in maniera concreta perché sa ciò che vuole e sa come poterlo ottenere. Vi ripeto, attenzione, perché questo è un furbetto, eh? Questo metterà da parte tutte queste ansie, tutte queste paure che ha in riferimento a voi. Evidentemente questo momento, come vi dicevo con il 4 di spade, questo momento di stop servirà, sarà necessario evidentemente per fare in modo che appunto voi possiate in qualche modo essere di nuovo disponibili con lui. È un furbetto, ragazze, vi ripeto, è una persona ambiziosa, è una persona che sa ciò che vuole e che sa come ottenerlo. Quindi potrebbe ripresentarsi ai vostri occhi come una persona, vi ripeto, amichevole, che vi chiede una pizza, eccetera,
magari anche già impegnata, attenzione, ma che in realtà mira ancora voi. Io ve lo dico, eh. Quindi qui non è solo amicizia, questa persona prova dei sentimenti per voi, vi vede come molto affine a sé, nonostante, vi ripeto, attenzione, perché potrebbe essere già legata ad un'altra situazione, potrebbe essere anche in piena frequentazione anche con più di una persona, perché potrebbe essere una persona ambita. Infatti mi viene un cavaliere di denari, che è una persona molto corteggiata, ma che sa anche a sua volta corteggiare, quindi è un bel furbetto, questo diventerà particolarmente furbo e astuto, si presenterà a voi in maniera, vi ripeto, molto amichevole, con un'offerta concreta, ma attenzione, perché questa persona ha delle mire differenti, ossia mira ad avervi. Ma è un avervi, vi ripeto, non solo da un punto di vista sessuale, perché qui abbiamo dei sentimenti, 10 di coppe e carro, questa è una persona che prova dei sentimenti per voi, gli piacete molto, vi vede affine, anche se in questo momento possa avere un'altra persona al suo fianco, anche più di una. Non fate nessuna mossa, qui abbiamo il 4 di spade, ricordatevi che non sono ancora maturi i tempi, quando lo saranno lui deciderà di muoversi, perché deve mettere da parte tutte queste paure, queste ansie, queste ritrosie, paura magari anche di essere scoperto da qualcuna che lui possa avere in giro, Quindi aspettatevi assolutamente che questa persona vi ritorni. Questo rapporto non è concluso assolutamente qui, è iniziato con una torre, ma terminerà con un cavaliere di denari che ritornerà da voi assolutamente in pompa magna. Poi è chiaro che, ragazzi, spetterà a voi decidere a questo punto che cosa fare di questa amicizia, se lasciarla in questo modo oppure eventualmente se in qualche modo farla diventare qualcosa di più. Però ve lo ripeto, ragazze, mi raccomando, chiarite l'eventuale presenza di un'altra persona, perché questa persona, questo ragazzo, tende un po' a mentire, un po' troppo, e ve lo ripetevo anche prima con il 7 di spade. Quindi, che dirvi? La scelta poi, nel momento in cui tornerà e tornerà, spetterà soltanto a voi. Io vi auguro sempre, come sempre, il meglio.